Desidero rivolgere a tutti il mio più fervido augurio di un buon Natale e vorrei davvero che nessuna persona si sentisse esclusa da questa festa che ricorda la nascita innanzitutto, e la nascita è davvero sempre qualcosa di misterioso. Ogni bimbo che si affaccia alla luce e alla vita è un dono, ed è un dono grande, per cui anche coloro che si sentono sfiduciati, anche coloro che possono avere convinzioni diverse, ecco, si sentono davvero tutti attirati, affascinati da questo mistero della nascita. Forse anche le nostre tradizioni, le nostre consuetudini, penso ad esempio alle luminarie, ecco, attestano questo desiderio di entrare nel mistero della vita, di riconoscere che ogni persona umana è davvero preziosa ai nostri occhi, ma soprattutto è preziosa agli occhi di Dio. Ecco, allora l'augurio che va più in profondità, che arriva a una dimensione ulteriore. Non dimentichiamo naturalmente il festeggiato, perché ricordiamo la nascita di Gesù a Betlemme, e lui è il festeggiato. Il motivo della festa del Natale è la sua nascita. Nasce come tutti noi, nasce da Maria, dal grembo di una donna, ma è figlio di Dio. E allora, ecco, l'annuncio gioioso del Natale, proprio perché la nostra umanità è intimamente unita a Dio grazie alla presenza di quel bimbo nato là a Betlemme, noi abbiamo davvero l'annuncio della gioia, l'annuncio della speranza. Dio ha tanto amato il mondo da dare a noi il suo figlio per la nostra gioia, per la nostra felicità, per la nostra vita incamminata verso la sua pienezza nel mistero dell'amore di Dio. Certo, il nostro cammino in questi ultimi anni in modo particolare si è fatto molto faticoso. È un cammino incerto, è un cammino precario, è un cammino che sembra non avere uno sbocco per il domani. Proviamo solo a pensare a quante persone hanno perso o stanno perdendo o rischiano di perdere il loro lavoro. Pensiamo a tanti immigrati che più di altri soffrono per questa situazione di crisi prolungata. Ma penso anche a tanti giovani che proprio per il fatto di non avere davanti agli occhi un domani assicurato si sentono come sfiduciati. E penso poi naturalmente a tutte le persone che per un motivo o per l'altro, per la sofferenza, per la malattia, per un legame che si è infranto, ecco, si sentono quasi al margine della vita, senza quell'entusiasmo, senza quella gioia. Proprio pensando a tutte queste persone desidero rivolgere un augurio natalizio. Questo annuncio di fiducia, di speranza, di gioia è rivolto a tutti, ma in modo particolare a tutti coloro che per diversi motivi stanno soffrendo. Ecco, sapendo che il Signore ci ama, sapendo che non siamo soli, che non siamo abbandonati, ma nello stesso tempo siamo anche invitati, celebrando questa festa del Natale, nella umiltà di questa condivisione della nostra vita da parte di Gesù, a riscoprire quei valori che forse abbiamo un po' dimenticato. Il valore, ad esempio, della sobrietà, il valore dell'apprezzamento della vita e della solidarietà con i nostri fratelli. Insieme possiamo far fronte alle difficoltà, insieme, dunque riscoprendo anche quella generosità che attende di manifestarsi se noi apriamo il nostro sguardo a quel bambino, se noi rivolgiamo il nostro sguardo ai fratelli e alle sorelle che sono nel bisogno. Vorrei davvero che il Natale ci aiutasse a capire con maggior profondità, con maggior convinzione, tutto il bene che Dio ha nei nostri confronti, ma anche tutto il bene che le persone hanno dato e continuano a dare a ciascuno di noi. Ma vorrei anche che il Natale
aiutasse tutti noi a renderci consapevoli del bene che noi possiamo fare per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, proprio perché il messaggio di luce, di gioia e di speranza possa questo messaggio arrivare al cuore di tutti, possa davvero entrare in ogni famiglia. Buon Natale a tutti!